Buongiorno a tutti! Oggi parliamo di fiori di Bach e nello specifico parliamo di Scleranthus. Scleranthus in italiano viene chiamato fior secco perché vive questa piantina che tra l'altro è una piccola curiosità, è la più piccola piantina di Bach, nel senso che tra i 38 fiori di Bach Scleranthus è la piantina più piccola, proprio piccola piccola, ed è nei terreni sabbiosi, aridi, infatti fior secco, è per questo. A che cosa serve questo fiore? Ah no, un'altra curiosità che volevo dirvi di questo fiore è che fa parte dei 12 guaritori, quindi i 12 guaritori sono quelli che Bach ha chiamato così e sono stati i primi 12 che lui ha, diciamo, scoperto, ok? E Scleranthus era proprio uno di questi. Ho scritto nel front pagina che è il fiore per la chiarezza interiore. Perché? Perché è il fiore che vi serve, che ci serve, quando siamo indecisi tra due possibilità. O bianco o nero, o sì o no, faccio questo corso o non lo faccio, scelgo questo lavoro, non lo scelgo, nelle relazioni sto, vado. Ci sono un sacco di volte, no, nella nostra vita dove ci troviamo di fronte proprio non a tante possibilità, ma proprio a dover scegliere tra una cosa e l'altra. Ecco, questo è un fiore che serve proprio per questo, quindi vi può aiutare nel momento in cui siete in questa condizione, prendendo il fiore, vi può aiutare a scegliere con più chiarezza, cioè riuscire a entrare più nelle vostre profondità e sentire di cosa avete necessità. Perché talvolta le persone quando vengono da me mi dicono: senti, ma secondo te io ho bisogno più di questo o di questo? Ma io non posso saperlo. Cioè io posso lavorare testando sul corpo, eccetera, per andare a vedere come aiutarvi a implementare determinate parti, toglierne altre. Ma non c'è nessuno che può scegliere il posto vostro ed è giusto che sia così. Perché ognuno di noi sa esattamente quello che gli serve, andando a diciamo rafforzare il contatto con quello che abbiamo dentro, e Scleranthus aiuta proprio per questo. Quindi mi sento di dire che è un fiore meraviglioso. So che se voi andate nelle famose playlist di fiori di Bach, dove ci sono, inizio a metterle tutte su YouTube, troverete che io tutte le volte che parlo di fiori di Bach dico: questo è un fiore meraviglioso, ma perché sono tutti belli. E quindi insomma è bello anche nel muoversi della nostra vita, andare a pescare ogni volta, no? Perché ci troviamo chi più chi meno, ma sempre più o meno sempre tutti nelle stesse condizioni, quindi avere ogni fiore che può aiutarci per una sua caratteristica lo trovo speciale. Quindi grazie a Eduard Bach, grazie mille di aver fatto questo. Io vi ringrazio anche voi come sempre della vostra attenzione, di quello che mi scrivete, vi ringrazio veramente tantissimo, grazie anche di avermi ascoltato e come sempre prima cosa grazie a voi.